E quindi siamo nella sala intrese, diciamo così, del museo, perché è la sala dedicata a Litta, a Ranzoni e a Pierre Trubetskoy, quindi a tre generazioni di artisti. E analizziamo quindi le vicende di questi due artisti in relazione alla storia del museo e alla storia di un'altra istituzione che è nata insieme al museo, è nata nello stesso anno, nel 1909, questo anno così importante. Cos'è la sala storica intrese? Era, potremmo dire, il museo della città di Intra. Si tratta cioè di istituire una sala storica intrese che raccolga quanto di Intra e su Intra vi sia di memorie storiche. Quindi, è un'iniziativa che nasce all'interno della biblioteca Ceretti, della biblioteca di Intra, che era nata 2 anni prima, nel 1907. Vedete già che sin dall'inizio, da queste prime notizie che si trovano, l'idea è quella di raccogliere non soltanto testimonianze artistiche, ma testimonianze anche storiche e documentarie relative alla città di Intra. Giornali, stampe, memorie manoscritte, a stampa, autografi, oggetti, bandiere, ricordi che accompagnino la nostra città dagli albori della sua vita di borgo medievale sino al fervido rivolgimento patriottico nel 48 e nel testé ricordato 59. Quindi, sin dalle storie più antiche, a 2 anni importanti, cioè il 48, anno importantissimo nella storia europea per le rivoluzioni che nel 1848 si susseguono, e anche 11 anni dopo, nel 1859, sono gli episodi della seconda guerra d'indipendenza che si svolge anche proprio sulle rive del Verbano, con la presenza di Garibaldi e, per esempio, un evento storico che si verifica proprio nel maggio 1859 è l'assalto ai forti di Laveno, che viene messo in atto dalle truppe sia garibaldine e piemontesi contro la roccaforte di Laveno, che era in mano naturalmente agli austriaci. Lo vediamo rappresentato questo episodio storico in un dipinto di Luigi Litta, purtroppo molto danneggiato come vedete, che si trova qui nelle collezioni del museo. Sui giornali locali, in particolare La Vedetta e Verbania, la rivista nata nel 1909, creata da Boccardi, da Massara, che è un po' il luogo, diciamo l'officina creativa in cui le menti più importanti per quanto riguarda la storia dell'arte, si intersecano. Diciamo che tra i mesi di giugno, luglio, nell'estate, esattamente 110 anni fa, in questi mesi sui vari giornali si susseguono le notizie. E qui a Verbania, appunto qua, si dice, si sta pure costruendo una sala storica intrese, ne diremo. Nello stesso periodo, siamo qui a luglio, su La Vedetta appare un articolo di Antonio Massara. Antonio Massara che diventerà nel giro di pochi mesi il fondatore del Museo del Paesaggio, scrive un bel articolo, una lettera, che vale la pena forse di guardare quasi per intero. Fa riferimento appunto alla vedetta che negli articoli precedenti ha accennato a questa vicenda della sala storica intrese che sta per essere portata, che sta per iniziare il suo cammino, e Massara plaude naturalmente a questa iniziativa e esalta la figura del suo socio Renzo Boccardi. Dicevo di Massara che esalta questa iniziativa di Boccardi, che vuole creare a Intra, all'interno della biblioteca, una sala storica in cui raccogliere le testimonianze e le memorie storiche di Intra, e dice qui, mi permette che a quella proposta io ne aggiunga un'altra, che da tempo mi si è maturata nell'animo e che prima di lanciare al pubblico ho voluto saggiare col consenso di egregie persone d'ogni paese del Verbano. La mia proposta è più complessa e si rivolge più che ai cittadini dell'industriosa città, agli abitanti tutti della plaga deliziosa bagnata dall'unico lago. Il lago Maggiore non ha come Ilario una città che da sola per tradizioni storiche e privilegio di posizione possa dirsi veramente la capitale morale e materiale della regione. Le osservazioni che fa Massara sono attualissime ancora oggi, anzi allora più di oggi. Il lago Maggiore, soprattutto nel 1909 non c'era ancora Verbania, quindi sul lago si affacciavano tantissimi paesi, ognuno con la sua importanza, ma non c'era una vera e propria capitale come può essere Como per il lago di Como.
E quindi dice sempre Massara, e vanno a lamentare che ciò non sia, e forse meglio assai che l'andar cercando la dispotica regina, il rallegrarci che le bellissime borgate, così armoniche nei loro vari atteggiamenti innanzi allo specchio del lago, possano stringersi in una repubblica al cui benessere tutti fraternamente cooperino. Ora io penso che se ogni singolo paese poco ha prodotto, poco ha potuto dare alla storia e all'arte umana nei secoli, il Verbano, preso nel suo complesso, vi ha segnato una larga impronta. Perciò un museo storico, artistico, regionale, che raccogliesse ed assicurasse ai posteri, stampe, manoscritti, opere d'arte, le espressioni tutte, insomma, della vita umana nella sua efflorescenza ideale, sarebbe oltre che un'attrattiva per i forestieri, ciò che è una grande preoccupazione degli albergatori e degli esercenti, anche un'istituzione necessaria per una regione che voglia rivolgersi indietro nel passato per meglio intendere i propri destini. Quindi è un discorso molto, molto saggio e di molto buon senso. Ebbene, il mondo del Verbano è un ecosistema, potremmo dire, molto particolare, creato da tante piccole realtà. Nessuna è una città d'arte, diciamo, come sono le grandi città d'arte italiane. Ma il sistema Lago Maggiore, il sistema Verbano, ha valore proprio nel suo contesto, nella sua unione di tutte queste realtà. E quindi fa un po' la differenza. Non serve tanto che ogni città si faccia il suo museo, ma serve un'unica realtà, un museo, lui lo chiama regionale, inteso come regione del Lago Maggiore. E tra l'altro mi dice che sia anche attrattiva per i forestieri, perché naturalmente il problema l'offerta turistica era un problema che naturalmente interessava anche le persone nel 1909. Qui fa soltanto un esempio, lo riporto perché è interessante, fa un riferimento agli affreschi della Casa Morigia che sono nella sala precedenti, affreschi che nel 1909 erano, è l'affresco quattrocentesco che avete visto nella prima sala con la scena di corteggiamento dell'uomo e la donna che si accarezzano, affresco che proviene dall'antica Casa Morigia qui nel centro storico di Pallanza, era la casa, diciamo, la sede della famiglia Morigia. Questi affreschi erano stati riscoperti intorno al 1909. Dolorosa sorpresa, alcuni interessantissimi affreschi scoperti qualche anno fa in una camera superiore e ritornati alla luce con pazienti fatiche e con l'assistenza oculata del regio ispettore dei monumenti, architetto Bottini, erano stati dal padrone di casa fatti di recente imbiancare. La ragione, anzi la non ragione, era che l'inquilino o l'inquilina preferiva all'affresco ridente che rappresentava gentiluomini e dame in una corte d'amore una banale imbiancatura. Quindi le idee così moderne, così moderne ancora oggi di Massara, naturalmente si scontravano con quella che era la mentalità in voga ancora all'inizio del Novecento. Quindi in questa casa in cui erano stati riscoperti questi affreschi importantissimi della metà del Quattrocento, siccome la casa era diventata un appartamento, i proprietari dell'appartamento non avevano avuto, non si erano fatti scrupoli di ricoprirlo. Con poca spesa l'affresco si sarebbe potuto trasportare nel museo. La cosa avverrà però soltanto 70 anni dopo, quindi alla fine, diciamo, almeno una parte di questi affreschi, però nel frattempo, diciamo, si sono complicate le cose. E naturalmente emergono quelle che sono un po' da sempre non le problematiche, ma le questioni di Verbania, dice Massara, e creda ella, egregio direttore, che Intra mancherebbe di essere splendidamente rappresentata in questo museo regionale, quando anche esso dovesse essere ospitato alla destra invece che alla sinistra del San Bernardino, l'industria città, assorbita dal fervore del suo lavoro fecondo, sarà pur lieta di cooperare a costruire fuori dalle sue porte una villeggiatura ideale, ove la sorella più quieta e sognatrice educherà per la delizia di tutti gli ospiti i fiori del passato. Quindi c'è sempre il solito scontro tra Intra e Pallanza, una Intra, piccola Manchester del Lago Maggiore, con le sue industrie. L'adagio che andava era che Intra produce, Pallanza spende, quindi dà l'assicurazione che anche Intra verrà comunque rappresentato. Il museo lo facciamo a Pallanza, lo voglio fare a Pallanza, ma rassicuro che anche Intra verrà rappresentata. E le cose nel frattempo vanno avanti, in parallelo, diciamo.
C'è una settimana noi due, le due istituzioni procedono un po' alla pari in questa eterna non guerra, un po' guerriglia di ripicche che in trepallanza comunque si fanno continuamente. Qui siamo ad agosto, ci sono le prime riunioni per il museo e ci sono anche le prime adunanze per la sala storica Entrese. Si parla qua di una piccola mostra che viene allestita a Intra nel ridotto del teatro sociale, in cui si iniziano a esporre alcuni documenti. È un'iniziativa che serve un po' anche a invogliare altre persone a donare le proprie collezioni, quindi si inizia a far vedere quello che è arrivato per stimolare la generosità degli Intresi appunto, a donare, a mettere a disposizione di questa istituzione il proprio materiale. Lo sottolineo per far vedere quanto interesse comunque desta nella città questa nuova istituzione, al punto che praticamente ogni numero dei giornali attesta i vari passi avanti dell'istituzione. Si arriva il 19 ottobre a pubblicare lo statuto ufficiale di quello che sarà la Sala Storica Intrese. È fondata in Intra, sezione della Biblioteca Popolare Cialetti, la Sala Storica Intrese. Essa ha, guardate, ha con l'accento, per scopo di riunire e conservare tutte le memorie che interessano la storia di Intra, al fine di offrirle in un complesso razionale e cronologico al visitatore e allo studioso, ed impedirne la distruzione e lo smarrimento, e di vigilare alla conservazione dei monumenti e delle memorie storiche ed artistiche di Intra. È sostanzialmente la stessa missione che il museo si dà negli stessi anni. I documenti, le memorie ed altro, ogni oggetto in genere, possono essere donati o concessi temporaneamente alla sala. Quindi una rassicurazione che viene data ai possibili donatori, il materiale potete soltanto prestarlo e rimane comunque di vostra proprietà. Iniziano, continuano anche le notazioni sulle opere che arrivano, che vengono donate alla sala storica. Anche qui una pregevole raccolta di oggetti e documenti dotati dal cavaliere Giovanni Battista De Lorenzi, dei documenti di non poca importanza dati in deposito dalla signora Fumagalli di Laveno. Sotto invece si parla di una raccolta, un'annata completa della rivista Crepuscolo, un'annata del Fischietto, quindi si parla soprattutto di giornali e di documenti, a quanto vediamo. E la stessa cosa però nel frattempo fa anche il Museo del Paesaggio. All'inizio pubblica questi degli articoli, degli annunci sui giornali in cui dice: siamo alla ricerca di materiale, portateci tutto quello che avete in casa. Poi avete, in alcuni casi si dice molto chiaramente, quello che avete in cantina o in solaio. Continuano, dicevo, qui gli inviti alla popolazione a donare, si rende conto continuamente di quanto viene raccolto, e poi c'è questo annuncio: verrà aperta al pubblico la Sala Storica Entrese il 12 dicembre prossimo 21 nella sua sede in via San Vittore, Casa Gabardini. Il comune di Intra non mette a disposizione uno spazio come avviene a Pallanza per il Museo del Paesaggio, ma la biblioteca storica prende in affitto dalla signora Gabardini due stanze in questo edificio in via San Vittore a Intra, in cui si installa in queste due sale la sala storica Intrese. È vero che a Pallanza, il comune di Pallanza al museo aveva dato la prima sede, che era la Casa Viani, che sorgeva a metà della ruga che venne demolita poi per costruire il Palazzo della Banca. Però sappiamo che la casa viene data al Museo del Paesaggio nel settembre del 1909, nel novembre però si parla già di demolirla, per cui non doveva essere in condizioni troppo, troppo buone. Quindi queste due iniziative, sia il museo sia la Sala Storica Intrese, vengono elogiate e magnificate sui giornali, giustamente, come delle importantissime iniziative culturali, ma diciamo il sostegno poi in realtà materiale delle istituzioni non è così forte. Qua si fa un altro riferimento a quello che saranno le opere presenti nella sala storica. Si parla anche di opere storiche, quindi di testi di storia locale. E qui c'è un annuncio RB che firma è Renzo Boccardi.
Così, accanto al Museo Storico Artistico del Verbano, Florido in Pallanza, la Sala Storica Intrese raccoglie il minor Cerchia, le sue memorie, integrando in modo che, auguriamo e pensiamo degno, la maggior opera regionale che Verbania valorosamente affermò. Quindi, in qualche modo, c'è una sorta di accordo, e le due istituzioni possono progredire l'una accanto all'altra, e anzi, Boccardi ci tiene a precisare anche nei confronti dell'amico Massara, collaboratore alla rivista, non nasce in contrapposizione, ma anzi giunge dalla Sala Storica Intrese a completare quello che il museo iniziava a rappresentare. Questi sono soltanto alcuni dei testi che Boccardi, appunto, dice sono presenti nella Sala Storica Intrese: sono il testo del Morigia, il testo del 1603, la prima vera monografia del Lago Maggiore. C'è poi il testo del Giuseppe Vagliano, che è del Settecento, sino ad arrivare a un testo, una guida, diciamo, del Lago Maggiore, redatta nell'Ottocento da Luigi Boniforti. Si sa, quindi, ci sono poi gli articoli successivi che parlano già dell'inaugurazione della sala storica, che è avvenuta nel dicembre 1909. Ci sono naturalmente le solite espressioni entusiastiche che esaltano lo spirito degli intresi, l'amore del luogo natio e dopo l'amore per la famiglia, il più nobile sentimento dell'uomo, quindi di questi cuori nobili di intresi che hanno donato le loro testimonianze, le loro memorie alla sala storica. Andiamo avanti, sono i soliti panegirici che vengono fatti. E qua un articolo invece di Verbania ci inizia a far capire, in realtà, adesso che la sala storica è stata aperta, che cosa si vede, che cosa i cittadini possono vedere. Domenica 22 dicembre si apriva quietamente, quindi non con troppo, evidentemente, non con troppo successo, con troppo entusiasmo, all'interno la nuova sezione della biblioteca Ceretti. Il pubblico, che venne subito assai numeroso a visitarla, tende un po' di equilibrare il giornalismo, arte, naturalmente sempre un po' del compromesso, e si fanno riferimento, per esempio, qui vediamo la collezione romana degli scavi di Miazzina, scavi archeologici. La necropoli di Miazzina era stata scavata nel 1895, i reperti vengono concessi alla Sala Storica Intrese e arriveranno dalla Sala Storica Intrese, lo anticipo già, al Museo del Paesaggio, e oggi sono a Ornavasso insieme agli altri reperti. Anche l'arte e gemme di pregio nella sala, alcune deliziose testine di Trubescoi, quindi non tutti i Trubescoi del museo sono arrivati con la donazione Trubescoi nel 38, e di cui parleremo tra qualche giovedì, ma alcune di queste opere erano già arrivate alla Sala Storica Intrese, e in particolare il bozzetto per il monumento equestre a Garibaldi, per cui quello che si vede nella sala di sotto, non quello grande, quella versione, diciamo, più piccola. Queste foto che rappresentano la Sala Storica Intrese, non so se esattamente nella sua prima sede, perché ha avuto diversi spostamenti, seguendo le sorti della biblioteca Ceretti, però altre foto che ritraevano la biblioteca insieme erano datate 1909. Spero, insomma, che sia proprio, che possano corrispondere alla prima sala storica, quindi all'interno della Casa Gabardini in via San Vittore. Vedete che al centro troneggia il bozzetto di Trubescoi per il monumento a Garibaldi. Questa compare in alcuni documenti, era la polena del battello Verbano. Qui si vedono alcune foto dell'alluvione di Intra degli anni 60, alcune stampe dell'Itta che si vedono già esposte. Qui vediamo l'altro lato, anche qui le stampe dell'Itta la fanno un po' da padrone, in quanto il più importante, il primo tra gli importanti pittori intresi, se così possiamo dire, dell'Ottocento. Qui sono appunto alcune foto riprodotte in grande formato, e questa è una delle due sale, quindi sono due sale come quelle menzionate nel primo articolo storica. Già dal 1910, diciamo, la sala storica, attraverso Boccardi, attraverso le persone che ne fanno parte, inizia a manifestare un interesse in particolare per Ranzoni, per la figura di Ranzoni. Ranzoni, che era morto nel 1889 e che però naturalmente viene considerato,
giustamente come la massima gloria cittadina. E quindi in questo articolo del 1910 si inizia a, proprio attraverso, diciamo, su spinta della sala storica intrese, si parla di recuperare diciamo, di sistemare la tomba di Ranzoni e anzi di spostare i suoi resti nel nuovo cimitero di Intra che era stato costruito. Quindi c'è anche un interesse verso, diciamo, di rispetto e di memoria degli artisti più importanti della città. Questo interesse ranzoniano, diciamo, continua e nasce l'idea di creare un'esposizione, una mostra ranzoniana, in modo da celebrare degnamente questo figlio illustre della città. Anche qui inizia a comparire un altro personaggio importantissimo, Raffaello Giolli, un altro storico dell'arte, apprezzatissimo fotografo. Lui era originario di Alessandria, ma mantenne sempre fortissimi legami con Massara, con Boccardi, quindi una presenza molto importante anche qui sul territorio del lago. E quindi anche attraverso la figura di Raffaello Giolli, che lavorerà molto, sarà molto attivo poi a Milano, nasce l'iniziativa di questa mostra. Qui c'è addirittura, siamo sempre nel novembre del 10, il Boccardi che pubblica su Verbania l'elenco delle opere di Ranzoni che sono di proprietà della sala storica, quindi una serie di carboncini, dipinti a olio, studi diversi, e nel 1911 si arriva alla mostra che viene ospitata nel ridotto, nel foyer del Teatro Sociale di Intra, che è questo bellissimo ambiente che si vede in queste foto. È una mostra come si facevano le mostre nel 1911, quindi vedete quadri appesi in ogni angolo, addirittura appesi sulle porte, sopra le porte, ad altezze impossibili, con anche la loro bella presenza di mobili, di piante, ad allestire un po' l'ambiente, quindi erano mostre in cui sì, naturalmente i dipinti erano importantissimi, ma si tendeva anche ad esaltare, a creare un contesto molto, molto bello. Si riconoscono alcuni dei dipinti più importanti di Ranzoni. Qui c'è il ritratto della baronessa de Saint Léger, o Saint Léger, ci sono migliaia di modi di pronunciare il nome di questo personaggio, che era la proprietaria delle isole di Brissago e presso la quale Ranzoni trascorse alcuni periodi dopo il suo ritorno dal suo devastante viaggio in Inghilterra, quindi nel periodo della massima crisi dell'artista. Qui vediamo un altro angolo anzi no, un'altra sala sempre del ridotto del Teatro Sociale, sempre con altri dipinti di Ranzoni, e qui l'altro lato della sala più grande, quindi vedete con grande presenza di piante, elementi decorativi e appunto alcuni, dicevo già prima, dei dipinti più importanti di Ranzoni. E devo dire che a partire dal 1912, diciamo dal 10 in poi, io ho fatto un po' di ho fatto questa ricerca essenzialmente sui giornali dell'epoca. Si inizia a parlare molto meno della sala storica, forse perché il museo lentamente inizia ad assumere un'importanza molto, molto maggiore per quanto riguarda le vicende storiche artistiche. E quindi in qualche modo la sala storica prende una via, diciamo, si specializza in un settore che è quello dei documenti. Quindi qua si inizia. È appena finita la mostra di Ranzoni e si paventa, diciamo, si propone la creazione di un archivio ranzoniano, quindi un archivio di documenti, un centro studi, potremmo dire ante litteram, dedicato alla figura di Ranzoni. Qui siamo sempre nel dicembre un'altra donazione che viene fatta dal CAI, anche qui alcuni pezzi di archeologia, anche questi finiti al museo e oggi sono a Ornavasso, e finalmente nel 1912 si inizia un po' a parlare chiaramente, questo è Giolli in un articolo, in qualche modo a differenziare la sala storica. Quindi, da una parte il museo che conserva le opere d'arte e che quindi giustamente fa il museo vero e proprio, e
e la sala storica che in qualche modo deve specializzarsi, diciamo così, dal punto di vista archivistico, quindi come luogo di raccolta di documenti, lettere, documenti antichi, riviste, giornali, quindi in qualche modo una sua specializzazione che viene fatta, che viene proposta e che sarà poi la, diciamo, caratterizzerà le vicende successive di questa istituzione. Vedete anche qui nel 15 le lettere che vengono mandate dai soldati che sono al fronte, sì, c'è cioè questa proposta di raccoglierle tutte all'interno della sala storica, quindi questa è un po' la specializzazione che la sala storica ha a partire dal 1915. E le cose vanno avanti così, diciamo, su questo binario fino al 1939, alla nascita della città di Verbania, quindi all'unione tra Intra e Pallanza, la biblioteca di Intra, quindi che è responsabile anche della sala storica di cui era una sezione, propone al commissario prefettizio di, diciamo, sostanzialmente lo scioglimento della sala storica e di dividere il suo patrimonio donando i documenti, le raccolte di giornali alla biblioteca Ceretti, le opere d'arte invece, quindi sia i dipinti, i disegni di Lanzoni di Litta, di diversi artisti, le opere di archeologia e altre testimonianze, diciamo così, figurative, invece si propone di donarle al Museo del Paesaggio, che quindi rimane, diciamo, l'organismo deputato nella città a occuparsi, a raccogliere le testimonianze artistiche. Naturalmente il museo risponde positivamente a questa proposta, quindi ci sono uno scambio di lettere. C'è il commissario che fa da intermediario all'inizio, si vede che il direttore del museo Schoenberg non parla direttamente col direttore della sala storica, c'è sempre un po' il commissario che fa da tramite tra le due figure. E il nostro direttore mi ha autorizzato a far vedere una cosa quella che è stato per alcuni mesi l'anno scorso un nostro tarlo. Compare questo tragico, diciamo così, inventario del materiale che si trovava nella sala storica in Trese e che viene passato al Museo del Paesaggio. Quindi si fa tutto ufficialmente con un elenco di beni. Inizia benissimo, alcuni numeri progressivi, poi c'è l'autore Ranzoni e l'elenco delle opere, un ritratto di Donna Carboncino, un abbozzo di faccia femminile dipinto, Bosco Dentoliva, è lui il dipinto che si vede qui, il ritratto di Donna Carboncino è un altro studio, lo studio per la lunetta della cappella di San Giovanni Evangelista in San Vittore, un elenco, una serie di studi e di disegni. Anche qui il ritratto di Donna, il ritratto di Margherita di Savoia è quello che sto miseramente coprendo qui alla mia destra. Altri dipinti, il ritratto del Tufin, il dipinto dell'Agostino Rossi che c'è qui un po' seminascosto dal televisore. Elenchi di studi a matita e penna, poi un po' saltando, alcune opere di Trubetskoj, dei disegni di Pierre Trubetskoj. Opere invece di Paolo Trubetskoj, quindi sono i primi gesti, un giovane atleta, un cane, un cavallo al trotto, un ritratto di Ranzoni, questo invece è un disegno, altri dipinti appunto vedete, poi inizia a comparire il nostro Litta con una serie di dipinti e con una invece serie fortunata delle stampe che raffigurano Intra e fin qua le cose vanno. È stato l'obiettivo, quello che dovevamo fare l'anno scorso era verificare che tutte queste cose corrispondessero negli inventari attuali. E fin qua, naturalmente, non c'era nessunissimo problema. Le cose iniziano a diventare adesso, diciamo, divertenti. Guardate, dal numero 116 in poi, lancia da cavalleggero, tridente per raccogliere la legna posata sul fondo dopo la buzza. Quindi altre cose evidentemente non le poteva raccogliere, sfere d'orologio del campanile di San Vittore, la testa di Nettuno, la polena del battello è quella che abbiamo visto prima nella foto, sciabola da cavalleggero, pistola e poi al numero 127, il mio preferito, due stuzzicadenti artisticamente lavorati. E qui capite bene che trovare due stuzzicadenti artisticamente lavorati, a parte il capire che cosa possono voler dire, come potessero essere questi due stuzzicadenti artisticamente lavorati, purtroppo ecco questo, non siamo riusciti a identificarlo.
Oltre poi all'elenco, questo bel elenco da tiro scritto, ci sono anche alcuni appunti a mano. Vedete una carta topografica, un ponte di San Giovanni, probabilmente è un'incisione del Lit, dove si vede il ponte sul San Giovanni. Quadroglio, cappelletta, bassorilievo in legno, vi rendete conto, sono annotazioni che sono sostanzialmente inutili per tentare di riconoscere le opere. Entriamo invece, possiamo iniziare invece a guardarci intorno nella sala in cui siamo, che è appunto dedicata agli artisti intrisi che avete visto compaiono diverse volte anche nelle vicende di questa istituzione dalla storia così particolare. Luigi Litta è un artista intrisi di adozione, perché lui era nato a Ferrara nel 1813. Si era trasferito a Milano, dove si era formato all'Accademia di Brera. Lui era un fervente nazionalista e nel 1848 aveva lasciato Milano ed era arrivato a Intra. E a Intra Litta aveva iniziato a lavorare, insegnando in diverse scuole e tenendo poi però corsi in diverse cittadine della. Fino a qualche mese fa, qui in questa sala, erano esposti questi due dipinti, forse quelli più conosciuti di Litta, la cerimonia in Piazza d'Armi e la piazza del municipio a Intra, che stanno per tra pochi giorni andranno in restauro, quindi torneranno in condizioni molto, molto migliori. Quindi non sto troppo a soffermarmi su questi dipinti, che magari molti di voi avranno visto qui in museo, magari sottolineo soltanto il riferimento a questo dipinto, che è ambientato, diciamo, nell'attuale Piazza Mercato a Intra, che all'epoca era la Piazza d'Armi. Qui è rappresentata questa cerimonia della Guardia Nazionale. Sono, dicevo, gli anni intorno alla Seconda Guerra d'Indipendenza, quindi a Intra è presente un contingente, perché dall'altra parte del lago c'è il nemico, c'è il Lombardo-Veneto, quindi diciamo, facciamo fatica a immaginarcelo, ma una Intra come una terra di confine, quindi che andava in qualche modo sempre presidiata. I soldati pronti per la parata, la banda in primo piano. Il museo conserva anche due disegni, temo si veda malissimo, che sono studi preparatori per questo dipinto. Qui li ho un po' ingranditi, si vede qualcosa di più. Comunque. Sono bellissimi perché Litta, a me sembra molto più bello quando disegna, nel senso è molto più interessante, molto più spontaneo. Qui soltanto, non so se lo notate, però c'è il particolare, per esempio, una corda che delimita lo spazio riservato agli spettatori, che viene alzata per un bambino che passa sotto. Quindi il dato importante, il dato nuovo che viene inserito nella pittura di veduta da questi artisti è il tocco realistico, in particolare legato agli eventi della quotidianità. Ed ecco quindi che Litta si sofferma, per esempio, su questo dettaglio del bambino che passa sotto la corda. Questo è l'altro importante dipinto che appunto sta per andare in restauro, la piazza del municipio di Intra, cioè l'attuale, quella che poi diventerà la piazza Ranzoni. Questa veduta presa dal balcone del pretorio, dell'antico palazzo comunale di Intra. Ecco, una cosa che ho trovato qualche mese fa è che esiste anche una versione senza persone. È in una collezione privata, non ho ancora capito chi ce l'abbia, però l'ho trovata anche questa trafficando su internet, però vedete che è la stessa veduta senza nessuna persona. Quindi non credo sia uno studio preparatorio, perché probabilmente è proprio un'altra versione senza, forse leggermente più piccolo perché si vede una granatura diversa. E anche qui si vede la grande attenzione, il grande dettaglio, l'attenzione appunto di Litta per gli episodi della cronaca sociale, con questa schiera di personaggi che popola il mercato a Intra. Naturalmente, questo tocco realistico e di cronaca sociale trova la sua massima espressione nella serie delle vedute di Intra, che tutti i verbanesi conoscono perché sono molto diffuse in città, e che vengono realizzate tra il 1854 e il 58. Ne vediamo qualcuna, esistono in diverse versioni, questa anche il museo ne possiede in diverse versioni. Questa è la versione acquarellata, quindi quella
cromatica, diciamo. Questa è la rappresentazione di Intra vista da Pallanza, diciamo dallo spazio dell'attuale biblioteca, quindi al di là del San Bernardino. Questo è il lungolago e l'imbarcadero di Intra. Questa è la piazza del municipio vista dall'altra parte, quindi è come se il dipinto fosse stato preso dal balcone del palazzo comunale. L'interno del teatro sociale di cui abbiamo visto nelle foto precedenti il ridotto, la Basilica di San Vittore nella fase in cui ancora il campanile era il campanile antico, quindi della vecchia San Vittore che venne demolita a partire dal 1710, quindi la chiesa era girata al contrario, il campanile era sul retro e quindi diciamo, all'inizio, ancora a metà dell'Ottocento, il campanile si trovava proprio davanti alla facciata. Successivamente verrà riedificato sulla parte sul retro. Questa è la piazza San Rocco. Vediamo molto velocemente, ma però è sempre un piacere farle passare. La piazza dell'ospedale, quindi la piazza delle banche, diciamo così, come comunemente conosciuta sempre a Intra. Qui abbiamo la filatura di cotone, sempre sul San Bernardino, scusate, sul San Giovanni, il ponte sul San Giovanni con l'antica chiesa di San Giovanni. Voi sapete che il San Giovanni e il San Bernardino prendono il nome dalla chiesa di San Giovanni che sorgeva sulla riva, sul lato verso Giffa del San Giovanni, e San Bernardino prende il nome dal convento di San Bernardino che c'era invece nella zona poi della birreria, diciamo nella zona adesso diciamo, vagamente di Sant'Anna. E qui invece la veduta della Madonna di Campagna, e vi faccio vedere un po' come curiosità alcune altre opere di Lilitta che sono nel museo, che sono conservate nelle collezioni del museo. Questa è una cappelletta alla Trinità di Giffa sotto la neve. Sono opere di piccolo formato, sono delle piccole tavolette per lo più. Anche qui abbiamo una cappelletta sotto il temporale. Forse qui abbiamo l'isola Pescatori, vedete con questo. Anche qui, per esempio, c'è il dettaglio con il nome della barca, Stella d'Italia. Per cui sono proprio i dettagli, come nella veduta di Intra che vedete là dietro, ci sono i nomi dei battelli. Quindi c'è sempre questa attenzione al dato realistico, a elementi che lo spettatore poteva cogliere e che sicuramente aiutavano a comprendere anche l'opera. Saltato. Questo è il lungolago di Suna, la cappella dell'ossario della chiesa di San Maurizio a Giffa, e poi concludo con questa veduta notturna e romantica che è sulla curva della solitudine a Gebbio. E qui una curiosità che è venuta fuori un po' negli ultimi anni: a Craveggia c'è una piccola chiesetta, un oratorio di San Luigi che per interessamento del FAI negli ultimi anni è al centro, insomma, di molta attenzione. La pala d'altare importante di questo oratorio è un'opera di Litta, è firmata e datata 1860. Al momento è l'unica opera di soggetto sacro che io abbia mai sentito che si possa ricondurre a Litta. È una Madonna col bambino, intorno c'è San Luigi Gonzaga, il patrono, il titolare della chiesetta, e dall'altra parte San Rocco. Questo è soltanto una testimonianza che compare sui giornali, sono i giornali di 1884. Non vi so dire altro, però in qualche modo nel 1884 il convito, il collegio di Intra, in qualche modo non conferma Litta come docente, diciamo, come potremmo dire docente di ruolo per l'anno successivo. E questo scatena, insomma, una certa polemica all'interno della città, tant'è che c'è la risposta qualche numero dopo di questo Carlo Boletti, e quindi risponde da lontano, sconvolto da questa notizia, e in questa lettera che viene pubblicata, in qualche modo ci descrive anche questa figura di Litta insegnante. Orfano circa 10 anni, il professor Litta, che non credeva alle malattie perché non aveva mai tempo ad essere ammalato, fu colpito gravemente da un'affezione complicata. Ebbene, durante la sua malattia trovavasi egli a Cannobio un giorno e dalle 2 pomeridiane doveva essere
al suo posto in Intra, ma giunse all'imbarcadero di Cannobio quando il piroscafo se n'era già staccato. Era il mese di luglio ed il sole scoccava i suoi dardi sulla polverosa strada nazionale, come non capirlo oggi, il professor Litta semplicemente e senza la minima esitazione si mise a correre e giunse in scuola Intra in ritardo di soli 20 minuti. Quindi uno stacanovista che dicevo. E qua dice questo Boletti era in classe, se lo sono visti arrivare da malato, con 20 minuti di ritardo da Cannobio, e qui dice: noi lo supplicammo di riposarsi, e rassicura che non è perché avessimo voglia di fare vacanza, ci rispondeva col suo proverbiale lemminga vera e finì il suo corso. Quindi un personaggio davvero apprezzatissimo proprio per questa sua enorme disponibilità diciamo, verso i suoi studenti e nel tenere corsi in tutte le sue, nelle diverse località del Lago Maggiore. Tra i personaggi che seguono i primi, diciamo, che si formano seguendo i corsi di Litta, c'è Daniele Ranzoni, che nasce a Intra nel 1843, nasce in una famiglia molto povera e quindi inizia a seguire questi corsi gratuiti del Litta. Poi attraverso alcune famiglie viene mandato a frequentare i corsi dell'Accademia di Brera e poi all'Accademia Albertina di Torino e quindi in qualche modo inizia a formarsi presso grandi istituzioni. Qui non mi metto a fare la storia di Ranzoni, però vi faccio vedere il legame di Ranzoni con la sala storica e quindi poi con il museo, perché dopo i primi anni della sua formazione lui torna da Milano, ritorna a Intra. E a Intra il povero Ranzoni, che nel frattempo si era abituato a Milano, ai circoli scapigliati, all'amicizia con Tranquillo Cremona, per dirne l'artista più importante, l'amico più importante, in qualche modo si deve arrangiare e fa un po' di tutto. Testimonianze di questi primi anni sono una serie di bozzetti, di studi, che si trovano al museo adesso, che si trovavano nella sala storica intrese, e sicuramente di Ranzoni perché donati dopo la morte dell'artista dalla cognata, quindi ritrovati proprio nello studio, nella casa di Ranzoni. Sono, vedete, una serie di bozzetti, soprattutto sono anche fogli di piccole dimensioni, studi di figure, di piccoli gruppi storici, alcuni appunto fatti forse un po' in maniera più ingrandita perché si vedono, sono scene di carattere storico, allegorico, mitologico, religioso, sono ancora un po' degli studi d'accademia, insomma, dei ricordi degli esercizi fatti a Milano e a Torino. Quindi ci sono, per esempio, gli studi dei nudi, i tipici esercizi da accademia. C'è poi un'attenzione a questi soggetti religiosi, in questo caso qui abbiamo, per esempio, la resurrezione di Lazzaro. Sono anche questi di disegni degli studi, qui il bacio di Giuda, che però in qualche modo Ranzoni rilegge in chiave contemporanea, perché il bacio di Giuda, che purtroppo è molto scuro, ma è riletto in un episodio attuale, quindi della guerra di successione. Sono i soldati Garibaldi e Garibaldi, quello al centro baciato, quindi in qualche modo il fervore patriottico e garibaldino contagia anche Ranzoni, che realizza anche degli stuoini, cioè realizzati su stuoia, come i giocatori di morra che vedete sulla parete. Si parla in alcune, ci sono testimonianze appunto anche di altre opere realizzate su quel materiale di soggetto appunto garibaldino, quindi legate a episodi come poteva essere l'assalto ai forti di Laveno realizzato dal Litta. Altri gruppi di figure, li vediamo un po' velocemente. Nel 1865 ci sono una serie di studi per la realizzazione della lunetta con le storie dedicata Lunetta nella cappella di San Giovanni Battista all'interno della Basilica di San Vittore. Ci sono alcuni studi a matita, un bozzetto e poi l'affresco che esiste ancora oggi. Ho trovato soltanto questa foto in bianco e nero, però basta entrare in San Vittore per vederlo. Mi sa che si vede molto meglio in questa foto antica. Tra i soggetti più strani ci sono degli studi di carri allegorici, quindi probabilmente per il carnevale di Intra, vedete questi schizzi di Ranzoni con una serie di
di carri, vedete, è una zona che tornato a Intra fa un po' di tutto, quindi è sì l'artista che arriva da Milano, ma se serve fare progettare il carro di carnevale non si tira indietro. Tra le opere che realizza Lanzoni a Intra ci sono anche, curiosamente, alcune insegne di osterie. Questa era un'insegna double fase di un'osteria, l'osteria San Pietro, che sorgeva a Intra, che fine abbia fatto questo dipinto. Nel 1935 era di proprietà di Margherita Sarfatti. Quindi Margherita Sarfatti, la donna più importante del regime, intimissima del duce, però una importante figura di critica d'arte, nel 1935 scrive un libro dedicato a Ranzoni, la prima importante monografia dedicata a Ranzoni. E la Sarfatti viene a Intra e trova ancora le opere, parla con persone che hanno conosciuto Ranzoni, quindi è davvero molto, molto presa, diciamo, diremmo così, da questo pittore. In qualche modo acquista anche questi dipinti che appunto nel 1935 erano nella sua collezione, non ho capito, mi sono perso un po' le tracce, e nel suo libro dice altre insegne intesi vantare, per esempio il caro e valoroso pittore Arturo Tosi, che c'è nella sala qui in fondo al corridoio, un po' misconosciuto, però uno degli artisti più significativi nella pittura del primo Novecento italiano, era un grande ammiratore di Ranzoni e raccoglitore delle opere. Anche quindi la Sarfatti riporta la testimonianza avuta da Tosi, che parla di alcune opere di Ranzoni. Qua si parla, per esempio, di una voluttuosa figuretta femminile in abiti persiani distesa a fumare il narghilè. Appesa molti anni sulla porta di una tabaccheria, a me non fu possibile vederla né rintracciarla, per cui un po' a Intra si favoleggiava di queste leggendarie insegne realizzate da Ranzoni. Una è qui al museo, si trova nella collezione del museo, è questa insegna per questo noleggio di vetture a cavalli di Sisto Maioni. Probabilmente si sa dalle fonti realizzate da Ranzoni, sicuramente in posizione dominante già all'epoca c'era il bellissimo ritratto dei tre fratelli Trubetskoi, Pietro Paolo e Luigi, detto Gigi, i tre figli del principe Trubetskoi e di Ada Winans. Il rapporto di Ranzoni con la famiglia Trubetskoi è importantissimo perché Ranzoni svolge un po' il ruolo di tutore, diciamo di maestro personale per i tre ragazzi Trubetskoi, che all'interno della villa, di Villa Ada a Giffa, vedono passare un mondo di artisti, di personaggi del mondo della cultura, della politica, diciamo, della storia, personaggi del gran mondo che vanno a trovare i suoi genitori. Ranzoni è un po' la presenza fissa. Questo è un bellissimo, una miniatura conservata qui al museo, un ritratto di Luigi, quindi il più piccolo dei tre fratelli, realizzata proprio da Ranzoni. Questo è un altro dipinto un ritratto sempre di Luigi Trubetskoi, realizzato da Ranzoni, purtroppo in collezione privata. E qui lo vediamo, questo è sempre un dipinto in collezione privata, il più giovane sempre dei tre fratelli, con la madre Ada, che in qualche modo è una figura molto ammirata, forse amata, diciamo, da Ranzoni, che la ritrae in moltissime occasioni. Di questo ritratto conserviamo lo studio preparatorio, mi rendo conto, ma questo è giù nella prima sala della Gipsoteca, la sala dedicata alla famiglia Trubetskoi. Abbiamo esposto anche questo studio per questo ritratto. Il ritratto purtroppo è finito in una collezione privata, noi conserviamo lo studio, appunto, che fa riferimento proprio a queste due figure. Molte, dicevo, sono le figure, i dipinti realizzati da Ranzoni e che quindi legano la sua figura, la figura appunto di Ranzoni, con la famiglia dei Trubetskoi. Qui vediamo sempre la principessa Ada sul suo balcone con questa bellissima visione del lago, anche questo è un dipinto che si trova sempre a Milano alla Galleria d'Arte Moderna della Villa Reale. Questa è un'altra opera, uno schizzo di Ranzoni, sempre delle nostre collezioni, che uno di voi ricorderà in mostra 2 anni fa, no, l'anno scorso. È uno studio realizzato
a Villada, perché Ranzoni a Villada non fa soltanto da maestro ai ragazzi, ma si occupa anche di progettare i nuovi allestimenti del giardino, quindi è un po' un factotum, un tuttofare. Qui questa è una foto storica della villa, qui la vediamo invece ritratta sempre in un'opera di Ranzoni. E questo un po' per completare il discorso su questa stanza, che è una stanza un po' di passaggio all'interno dal punto di vista, diciamo, museografico e museologico, perché si passa dalla sala degli affreschi, poi dopo si inizia con la grande galleria, diciamo, dei quadri di paesaggio. Questa sala di cuscinetto, diciamo, tra le due realtà, noi l'abbiamo allestita in questo momento, pensata come. Il titolo che abbiamo dato è Tre generazioni di maestri, perché qui abbiamo tre artisti legati l'uno all'altro. Abbiamo Litta con le sue vedute di Intra, di Pallanza e di Intra su quella parete, Litta che è il primo maestro di Ranzoni, quindi presentato nelle sue diverse fasi, quindi in quella fase di cui dicevo, in cui è a Intra e realizza un po' di tutto, anche quei giocatori di Morra. Probabilmente per un'osteria, perché sì, è una scena d'osteria con questi uomini che bevono e giocano. Ha una Ranzoni poi invece negli anni maturi, che quindi realizza i suoi ritratti scapigliati sino agli ultimi anni, il ritratto del bambino Borioli realizzato proprio negli ultimissimi anni. E l'allievo di Ranzoni, sotto c'è Paolo Trubescoi, e in quel ritratto c'è invece Pier Trubescoi, il figlio più grande dei tre fratelli Trubescoi, quello che oggi è un po' molto meno conosciuto rispetto al fratello, ma che ebbe in vita un grandissimo successo, soprattutto ritrattista, come grande ritrattista Ranzoni, e vedete quanto Pier Trubescoi deve al suo maestro. Quindi questi ritratti. Ranzoni, quando parlava della sua pittura, lui diceva, la sua espressione era pittura cul fiat, cioè queste pitture di fiato, con queste figure non definite che sembrano crearsi da questo pulviscolo luminoso che fa da sfondo, questi contorni non definiti, che sono quelli che in realtà si trovano anche in Trubescoi nella scultura di sotto. È proprio vero che il Trubescoi scultore, Paolo Trubescoi scultore, è quasi una versione in scultura di quanto aveva preso da Ranzoni per la pittura, e il fratello invece, che è pittore, prosegue esattamente, quindi giocando fortemente su questi giochi di luce e con queste forme che si creano da questo ambiente luminoso. E con questo credo di aver parlato abbastanza, vi ringrazio molto. Questo era un po' il senso di questo incontro dedicato appunto a questa sala e a un'istituzione come appunto la Sala Storica Entrese, non molto nota, dalle vicende un po' particolari, che però ha avuto naturalmente un'importanza fondamentale per il museo. Insomma, pensiamo, se la Sala Storica non avesse iniziato a raccogliere all'inizio del Novecento le testimonianze di Litta, le testimonianze di Ranzoni, chissà se mai il museo a Pallanza sarebbe riuscito più avanti a ritrovarle ancora tutte insieme. Quindi questo era un po' il senso di questo racconto. Nelle prossime volte proseguiremo una sala per volta, quindi dedicandoci ad altri aspetti dei 110 anni di storia di questo museo. Vi ringrazio molto per l'attenzione.
anche di là, passate anche di là.